Il pittore Michael Leroy Sessions è nato nel 1948 a Panama, si definisce un uomo del mondo e un buon osservatore. Oltre all'interessante percorso artistico, incuriosisce la sua identità plurietnica. La parte materna è cinese, mescolato con inglese e africano. Il padre è scozzese e Cherokee. Esattamente, Cherokee. Michael Leroy Sessions, pittore, è nato a Panama nel 1948. Si definisce un uomo del mondo e un osservatore. Ha seguito il padre, allora dipendente di un dipartimento degli Stati Uniti, in Cile, Bolivia, Colombia, Nicaragua e diversi altri paesi, assorbendo usanze e tradizioni. Per chi possiede radici così plurietniche, è assai difficile definire la propria identità. Sono ancora in cerca. Non in cerca nel senso di dire alla fine sarò definito così, così o così. Posso dire che il paese che più ho vissuto è la Svizzera. Questo sì. Allora l'ho preso come casa, l'ho preso come un posto per stare tranquillo, un posto per vivere. Per vivere. Da sempre appassionato d'arte, nel 1977 si trasferisce in Svizzera. Per amore, sottolinea, e per continuare in tranquillità il suo percorso artistico, dedicandosi non solo alla tela, ma anche alla fotografia e alla scultura. È autodidatta? Autodidatta, con la grande fortuna di aver conosciuto degli artisti veramente che considero veri, veri, russi, americani. E questo mi ha aiutato moltissimo, latini, specialmente latini, e è stata la mia introduzione all'arte. Si è dedicato anche alla scultura. Anche, trovo che l'arte è universale, deve essere universale, pittura, fotografia, disegno, carbone, acquarello, tutto, tutto lo che ha a vedere con creatività, può essere anche prendere questo, può essere anche creativo, posso fare così, e ancora guardarlo e è creativo. Allora, se uno studia l'arte ha troppe regole, se uno è autodidatta io posso vedere questo. C'è una grossa differenza. Colori vivi, puliti, esprimono e riflettono uno stato d'animo o un'emozione. In molti quadri domina il volto umano. La figura umana è la più importante, non più importante, sarà la più interessante. La figura umana, però uno lo può creare come vuole, se uno le dicono fai un ritratto, fai questo, quello è oggetto per me, lo classifico come oggetto, si devo copiare, se devo creare allora devo starmene chiuso con me stesso, io vado alla emozione finale, quando arrivo a questo punto qui io faccio tic tic tic, che si mi dà l'emozione facendo tutto, finendo, è finito. Poi io parto da sinistra a destra, non parto dal centro, vado costruendo. Dopo se mi dà un'emozione qua, dico il quadro ok, se non mi dà un'emozione il quadro ancora deve riposare. L'ispirazione e l'idea, secondo Michael Sessions, devono sgorgare da dentro, dall'immaginazione e dalla creatività dell'artista. L'ispirazione può essere visuale, uno va, vede un paesaggio, le dà un'emozione. Poi c'è lì, l'emozione l'hai avuto, il paesaggio, non mi serve a pitturarlo. L'emozione di vederlo naturale è stato visto. Forse 30 anni fa facevo un po' di paesaggi, mi piacciono, però la creatività è una cosa che è tutti i giorni. L'America Latina, Parigi, gli Stati Uniti, la Svizzera sono solo alcuni dei luoghi in cui sono state allestite le mostre dei suoi quadri. Ultimamente non sta esponendo, ritiene però importante che un artista lavori tutti i giorni. Per me la persona, se veramente vuole impegnarsi in quello che ci crede in creare, lo deve fare tutti i giorni. Qui nel studio io comincio alle 4:30 al mattino. Mi fermo, vado a vedere un amico per parlare un po', ritorno e lavoro fino alle 5. Si annoia uno, passo al prossimo, al prossimo, al prossimo. Però deve essere creatività che funziona tutti i giorni.